tutti, sono Veronica di Nemesis Planetarium, un'associazione dedicata alla divulgazione della scienza, in particolar modo dell'astronomia. Come avrete notato, sono vestita con una tuta di una vera astronauta. C'è da dire però che questa tuta, perfetta, per le esplorazioni spaziali, non è molto pratica nella vita di tutti i giorni. Ma perché gli astronauti si vestono in questo modo? Cosa devono affrontare una volta che si trovano nello spazio? Ma soprattutto, si può vivere al di fuori del nostro pianeta Terra? Le sfide da affrontare nello spazio sono diverse. Nel caso in cui abbiate voglia di fare una passeggiata spaziale, ricordatevi però che bisogna resistere a temperature bassissime. Ci troviamo infatti al di sotto dei 270 gradi. Inoltre, si è investiti da intense radiazioni solari, in quanto non c'è l'atmosfera a filtrarle e quindi a proteggerci. Sulla Luna il discorso è differente. Troviamo infatti temperature che oscillano dai 130 gradi nelle zone esposte alla luce ai meno 200 gradi all'ombra. Quindi le tute delle missioni Apollo, che portarono gli americani sulla Luna, erano state studiate per resistere a queste temperature estreme. Dotate di un sistema di climatizzazione, di respirazione e pressurizzazione, rimanevano anche sufficientemente flessibili per permettere agli astronauti di muoversi e svolgere i compiti a loro assegnati. Le tute moderne che utilizzano gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale assomigliano più che altro a un veicolo spaziale individuale. Sono composte infatti da due parti semirigide, una superiore e una inferiore, assemblate insieme ermeticamente. Questo tipo di tuta, spessa fino a 8 cm, è realizzata da 11 strati di materiali diversi, sintetici e metallici. Non pensate infatti che siano leggere, il loro peso supera i 100 kg. E poi, lo sapete perché sono bianche? Per rendere ben visibili gli astronauti nell'oscurità dello spazio e per riflettere i raggi solari. Comunque, all'interno della stazione spaziale gli astronauti non le indossano mica, servono solo per le missioni extraveicolari. Dentro si muovono con abiti normali. Ma cosa fanno gli astronauti dentro questa gigantesca casa nello spazio? Nella stazione spaziale si svolgono diversi studi di medicina, fisica, biologia, astronomia. Infatti, la sua principale funzione è quella di essere un laboratorio di ricerca scientifica, in cui possono essere condotti esperimenti in assenza di peso per un lungo periodo di tempo. La presenza di un equipaggio permanente permette inoltre di monitorare, integrare, riparare e sostituire gli esperimenti e le componenti della stessa navicella spaziale. Inoltre, la ricerca svolta sulla stazione spaziale ha migliorato le conoscenze degli effetti sul corpo umano della permanenza nello spazio a lungo termine. L'uomo non è stato programmato per vivere nello spazio, quindi si riscontrano alcuni problemi per il nostro organismo, dovuti sia all'assenza di gravità che all'influenza delle intense radiazioni solari. La ricerca del superamento di questi problemi porrà le basi per svolgere un domani missioni spaziali impegnative, come ad esempio la colonizzazione della Luna oppure di Marte. L'universo è stato da sempre contemplato e studiato con grande curiosità. Da sempre lo osserviamo con stupore, affamati di conoscenza, desiderosi di spingerci oltre i nostri limiti, eppure emozionandoci ogni volta alla vista delle stelle. Vi saluto quindi con una bella filastrocca di Rodari intitolata Stelle senza nome. I nomi delle stelle sono belli. Sirio, Andromeda, l'Orsa, i due gemelli. Chi mai potrebbe dirli tutti in fila? Sono più di 100 volte 100.000. E in fondo al cielo, non so dove e come,
C'è un milione di stelle senza nome. Stelle comuni, nessuno le cura, ma per loro la notte è meno scura.